Minacce e insulti a chi ne è nel mirino, anche Gravina e sua compagna, per colpa di una fake news. La maxi sanzione della Corte federale d'appello alla Juve ha scatenato, come troppo spesso accade, la reazione violenta dei tifosi sui social. La rete sa essere un devastante contenitore d'odio in cui chi si scalda le dita sulla tastiera riesce a sentirsi impunito. Così da ieri sono piovute minacce anche di morte e insulti verso il procuratore della FIGC Giuseppe Chiné e il presidente federale Gabriele Gravina. Non solo. Nel mirino dei tifosi è finita anche la compagna del numero uno della federazione, Francesca Ibarra, a cui è stata attribuita una falsa storia Instagram dove campeggiava il meno 15 con il logo della società bianconera. Un fake a tutti gli effetti che non ha fatto altro che alimentare le tensioni. Per tutti questi casi sono comunque in corso la segnalazione alle autorità competenti. Mentre dalla FIGC filtra sdegno per le violente aggressioni social, oltre alla piena solidarietà ai destinatari.